Benvenuti su Rubrica Notturna, canale True Crime. Qui si dà la voce a chi non ha potuto usarla nemmeno per difendersi. Quando nella vita si vuole aver successo, far carriera, è una cosa positiva, buona, no? Questo ti porta ad essere ambizioso per ottenere il tuo risultato. Ma in questa nuova indagine scopriremo fino a dove un individuo può arrivare per realizzare i suoi obiettivi. Sigla. L'indagine di oggi ci porta a Waterloo, in Illinois, un piccolo e tranquillo sobborgo che si trova a St. Louis. I protagonisti della nostra indagine di oggi sono la famiglia Coleman, ma noi punteremo l'attenzione su uno dei tre figli, Chris. È nato il 20 marzo del 1977 a Chester, sempre in Illinois, con il padre Ron e la madre Connie, e anche altri due fratellini, Brad e Kate. Chris crescendo è un bambino tranquillo e riservato, e in più la sua famiglia è una famiglia molto religiosa. Infatti, entrambi i genitori sono due pastori. In poche parole, sono membri della comunità che però hanno studiato per un certo periodo l'attività religiosa e quindi ora la predicano per i fedeli. Dunque, la religione nella vita di Chris è un elemento davvero importante. Chris a scuola va bene, è un bambino vivace, gli piace lo sport, tanto che arriverà ad attirare l'attenzione di un reclutatore, pensate, dei Marines, che deciderà di farlo entrare in squadra una volta che avrà terminato gli studi. Chris entrerà dunque nei Marines nella squadra cinofila come addestratore di cani, perché anche quella era una sua grande passione. Durante la sua carriera, appena agli inizi da Marines, Chris comunque riuscirà ad ottenere diversi premi e diverse gratificazioni. Ha poco più di 20 anni quando Chris incontrerà Sherry. Sherry è anche lei nelle forze dell'ordine, è ufficiale di polizia militare dell'aeronautica, dunque è una tipa tosta. Incontrerà Chris quando andrà nella base di Sant'Antonio per allenarsi per diventare addestratrice K9. Non so se sapete di cosa si tratta. Praticamente il lavoro di Sherry consiste nel far tutelare la legge attraverso l'ausilio e il contributo di cani addestrati proprio per questo. E quel giorno Sherry si trova lì proprio per far insegnare al suo cane queste tecniche e lei imparare a impartirgli delle direttive. L'attività che svolgono entrambi i due poliziotti, se così vogliamo chiamarli, è quella di cercare eventuali presenze di corpi o di vittime quando ci sono delle esplosioni, quando ci sono degli edifici che crollano, insomma, in situazioni davvero di emergenza, e tutto con l'aiuto di un cane ben addestrato da loro stessi. Anche Sherry è dell'Illinois e vive anche lei a Chicago. Sono entrambe due persone dinamiche, gli piace essere attivi, gli piace poter aiutare il prossimo, hanno quella vena militare che davvero li rende molto molto compatibili. I due incominceranno ad uscire insieme, però manterranno questa loro relazione alquanto segreta, sì, perché nell'ambiente militare non si vuole far sapere delle proprie cose, soprattutto se si ha un rapporto intimo con un collega. Ad un certo punto deciderà di portare Sherry a casa sua per farla conoscere ai propri genitori. Chris però non la presenta come una fidanzata, bensì come un'amica. L'incontro con la famiglia però non andrà bene. Sherry non piace ai genitori di lui. Forse erano troppo protettivi nei confronti del figlio, o forse erano una di quelle famiglie che nessuna è all'altezza mai del figlio. Sherry non piaceva per molte cose, ma soprattutto per i suoi pantaloncini corti. Durante il loro incontro, infatti, Sherry aveva pantaloncini corti e tatuaggi sulle gambe. Ai genitori non piace neanche il fatto che lei non sia molto religiosa, ecco. Il padre di Chris gli dirà che
che non è la persona che avrebbe visto al suo fianco. E in un'intervista la madre di Chris dirà in futuro che Sherry non l'aveva impressionata affatto, era solo una ragazzina bionda. Forse Chris non aveva presentato Sherry come sua fidanzata perché aveva chiara la situazione e sapeva che ai suoi genitori non sarebbe mai piaciuta. Come finirà il pranzo di quel giorno non ci è dato a saperlo nel dettaglio. Quello che è sicuro è che certamente Sherry ha notato il disappunto dei genitori di Chris e forse ne hanno anche addirittura parlato nel viaggio di ritorno. E forse Chris non sarebbe neanche riuscito a imporre la figura di Sherry ai suoi genitori se non l'apprezzavano. Nonostante questo, giorni dopo Chris chiamerà suo padre a Chicago e pensate, gli farà sapere che si è sposato con Sherry. Ed erano solo 3 mesi che stavano insieme. Un colpo di testa? Ovviamente la reazione del padre non è per niente favorevole. Oltre ad essere molto arrabbiato per questo gesto improvviso di Chris, non riesce proprio a rendersi conto di qual è la vera situazione. Però, alcuni giorni dopo, faranno sapere alla famiglia che lei aspetta un bambino. Ecco, forse allora il fatto di essersi così affrettati a queste nozze e soprattutto a non far sapere niente ai genitori. D'altronde non erano molto propensi ad accettare Sherry nella loro vita. Chris è un ragazzo con la testa a posto e quindi probabilmente con quel gesto voleva soltanto cercare di riparare a quel fatto inaspettato che gli era capitato. Dunque lascerà stare il fatto che i suoi genitori non siano d'accordo e che abbia creato un po' di disappunto in famiglia. Perché l'importante è sistemare quella faccenda e prendersi le proprie responsabilità. Così Chris deciderà di andare a vivere con Sherry in Colombia, che dista soltanto a 1 ora d'auto da dove abitava con i suoi genitori. Dopo il primo bambino arriverà anche presto un altro, un secondo bambino. Così ora la famiglia di Chris e di Sherry è davvero al completo. I due piccoli si chiamano Gavin e Garrett. Quindi forse la famiglia era davvero affiatata come sembrava. Erano soltanto i genitori di Chris che mettevano dei paletti in mezzo a questa loro relazione. E chissà perché a loro Sherry proprio non andava a genio. Erano convinti che avesse fatto di tutto per incastrare Chris. Però ora della fine, se sono arrivati ad avere un secondo bambino è perché il matrimonio alla fine non era stato solo un matrimonio riparatore. Garrett, il più tranquillo e il più riflessivo. Gavin, molto molto più estroverso, molto più simile alla madre. Dunque, tutto sembra procedere per il meglio. Chris Coleman a questo punto pensa che il suo lavoro nei Marines non sia più adatto a lui. Lui adesso vuole essere più vicino a casa e soprattutto più presente nella vita dei suoi figli. Dunque troverà un nuovo lavoro. Sentite qui, guardia del corpo di una famosissima telepredicatrice, Joyce Meyer, insegnante della Bibbia. Lei tiene molte conferenze in giro per la città e ha anche scritto dei best seller. Ovviamente la Meyer è un'amica della famiglia Coleman. Vi ricordate che vi abbiamo detto che i genitori di Chris erano dei predicatori? Ecco il perché di quell'amicizia. La donna stimava molto Chris, lo aveva visto crescere. Chris è soddisfatto del nuovo lavoro perché ora guadagna la cifra di ben $100,000 all'anno e poi questo gli consente anche di viaggiare per il mondo. Peccato però che avesse lasciato il lavoro precedente proprio per stare più vicino a casa, per stare vicino ai suoi figli che crescono. Evidentemente Chris non aveva forse le idee ben chiare. Fatto sta che questo lavoro gli darà grandi soddisfazioni, ha una bella famiglia, una moglie amorevole, dunque tutto sembra andare davvero per il verso giusto. Ma se siamo qui a parlarne è perché le cose purtroppo non andranno sempre bene. Infatti la relazione con Sherry, con l'andare del tempo, non andrà più così bene, anche perché Chris è spesso fuori casa, praticamente dalla mattina alla sera, e a volte anche per lunghi periodi non riesce a rincasare, e quindi tra i due la relazione si raffredda molto.
Chris, quando ritorna dai suoi lunghi viaggi, spera di trovare una Sherry disponibile, pronta ad attenderlo dopo tutte quelle giornate di assenza. Però Sherry si sente trascurata, non le piace quel comportamento da parte di Chris. Lei vorrebbe un rapporto più intimo tutti i giorni, non solo quando lui è comodo e quando ha tempo di essere a casa. Dunque lui la minaccerà del fatto che andrà a cercarsi altrove quello che gli serve. Lei quindi a questo punto perde completamente la fiducia in suo marito. Non sa più se quando esce per questioni di lavoro, per sbrigare delle faccende domestiche o di affari, oppure se è con altre donne. Ad un certo punto poi Chris inizierà anche a ricevere dei messaggi minacciosi e minatori da parte di uno sconosciuto. Questa persona odia la Meyers, la predicatrice, e non vuole che Chris continui a farle la guardia del corpo. Questi messaggi dicevano chiaramente che se lui non avesse smesso a fare la guardia del corpo, ci avrebbe rimesso proprio la sua famiglia. Quindi ora in pericolo non era più soltanto la sua figura da guardia del corpo e la predicatrice, ma anche la sua famiglia veniva coinvolta. E pensate, le mail che riceveva Chris avevano un nome un po' particolare, era destroychris@gmail.com, e quindi la dicevano lunga queste email. Praticamente la mail era proprio intitolata Distruggi Chris. È chiaro che le email non sono veramente direttamente rivolte a Chris. Seguitemi. Hanno l'obiettivo di fermare la predicatrice. Ora, chi poteva avercela con la predicatrice Meyer? Beh, in effetti poteva essere praticamente il mondo intero, tutti. Perché quando sali su un palco e preghi per la cristianità, è facile farsi nemici di un'altra religione, oppure nemici che non hanno una religione. I messaggi inizieranno ad arrivare nel dicembre 2008. Garrett e Gavin, i figli di Chris, hanno 9 e 11 anni. A Garrett piace il football, a Gavin il baseball. Sherry è preoccupata, ha paura che possa accadere qualcosa ai suoi figli. Le cose però pare andranno ancora peggio nel momento in cui Sherry troverà nella cassetta delle lettere di casa propria una lettera questa volta portata a mano. Quel gesto terrorizzerà la famiglia. Sì, perché vuol dire che la persona che sta inviando queste missive minacciose sa anche esattamente dove abitano. E quindi il pericolo ora si sente più vicino. Si sentono meno sicuri anche a casa propria. Sherry a questo punto inizierà a insistere con Chris che vada alla polizia a denunciare questo fatto, perché per lei è molto importante che anche la polizia ne sia al corrente in caso avessero dovuto aiutarli in qualche modo. Ma a questo proposito Chris si mette in contatto con il suo vicino di casa, perché si scambiano spesso dei saluti, e lui si offre di aiutarli, è Justin Barlow. Il vicino di casa, fortunatamente, è un agente che si occupa di sicurezza e puntarla sulla strada, in direzione proprio dell'abitazione e della cassetta delle lettere di Chris. Nei primi giorni le telecamere non mostreranno attività particolari, solo Chris che gioca con i figli. Siamo al 4 maggio 2009. Chris chiederà un giorno libero dal lavoro. È la prima volta che si assenta. Dice di non sentirsi bene. Farà comunque un paio di commissioni e andrà a prendere i figli a scuola. Gioca in giardino con Garrett, attendendo che Sherry stacchi e torni a casa dal lavoro verso le 4. In tutto questo, comunque, ricordiamo che lui aveva dichiarato di non sentirsi bene. Ci sono delle mansioni che anche quando non ci si sente bene si devono svolgere, tipo andare a prendere i figli a scuola, però si è messo anche a giocare. Ma andiamo avanti, Sherry arriva a casa e si dedicherà alla cucina. Per cena preparerà pasta, pollo e pizza e mescolerà tutto insieme. Dopo cena Chris andrà con tutta la famiglia a mangiare un gelato al cono di neve. E poi, quando rincasano, si metterà di nuovo a giocare a palla con Gavi.
Insomma, la famiglia Coleman pare proprio una famiglia normale, felice, che ha successo e sembra che nulla possa rovinare questa atmosfera e questa loro armoniosità. Teniamo anche presente che Sherry non fa un lavoro tranquillo e leggero, lei è proprio un Marines, lei si occupa di aiutare le altre persone, quindi è una persona scaltra, astuta, è una combattiera. Dopo aver giocato a palla con Gavin quella sera andrà ancora in palestra, ma Chris tornerà in tempo per riuscire ad aiutare Sherry a mettere a letto i due ragazzini. Infatti li coprirà con la copertina, gli farà dire la preghiera prima di addormentarsi, senza sapere che da quel sonno i bambini non si sarebbero più svegliati. Chris e Sherry, dopo aver messo i bambini a letto, si metteranno sul divano, accoccolati, e guarderanno insieme un film. Purtroppo, però, Chris non sa che quella è l'ultima sera che passerà insieme alla propria moglie. La mattina del 5 maggio 2009, Justin Barlow, il detective della porta accanto, riceverà una chiamata da Chris che sembra preso dal panico. La chiamata sarà effettuata alle 6:40 del mattino. Chris si trovava in palestra, cercava di chiamare Sherry, ma non riusciva a contattarla. Non era da lei non rispondere e le lettere minatorie lo preoccupavano molto. Temeva che a casa fosse successo qualcosa, dunque chiederà a Justin di controllare. Il detective lo rassicura subito, andrà immediatamente. Quando però, tempo dopo, saranno visionate le telecamere di sicurezza, si avrà la certezza che il detective è arrivato a casa di Chris alle 6:51. Justin Barlow si avvicina alla casa dei Coleman, bussa, ma non ottiene risposta. Entra. Chiama Sherry, dovrebbe essere in casa con i bambini, si accerta che tutto sia in ordine, ma ancora nessuna risposta. Quando però andrà a controllare nella loro camera da letto, davanti si troverà una scena davvero scioccante. Vedrà Sherry, Gavin e Garrett distesi nei propri letti, senza vita. I tre erano stati strangolati e in più noterà che su tutte le pareti delle stanze vi sono delle scritte, cioè i muri sono stati imbrattati con delle frasi che ancora una volta sottolineano il disprezzo di questa persona nei confronti del lavoro di Chris e di fare da guardia del corpo alla predicatrice. Insomma, quella pareva proprio essere una ritorsione. A questo punto, come è normale che sia il detective vicino di casa, Barlow, per venire in soccorso di questa situazione, e chiamerà una squadra speciale con a capo Jeff Connor. Insieme a questi arriverà anche la squadra di Greater St. Louis, che è una squadra di 25 uomini specializzati. Questa si chiama Major's Case Squad. I detective di questa divisione si occupano di casi speciali che esulano la routine di tutti i giorni e quindi a questo punto la casa di Chris diviene a tutti gli effetti una scena del crimine. Dunque, quando Chris tornerà dalla palestra, qualcuno avrà il duro compito di avvisarlo di che cosa è successo alla propria famiglia. E a farlo sarà il pastore Jonathan Peters della First Baptist Church in Columbia. Quando il pastore arriva, Chris Coleman viene trovato sul vialetto di casa, seduto sui gradini del vialetto, tiene la testa tra le mani, sembra molto affranto. E sarà proprio il pastore a dirgli che tutta la sua famiglia è stata trovata morta. Al pastore Chris però non appare molto affranto, non appare così disperato. Pensate, ha appena saputo che la sua famiglia è stata sterminata, però lo porterà in uno spazio un po' raccolto, quindi si avvicineranno sul retro di un'ambulanza e pregheranno insieme. In quell'occasione però il reverendo nota che sul braccio di Chris ci sono dei graffi. Non ne farà menzione in quel momento. Tuttavia, una volta che si trovano in ambulanza, Chris avrà uno scatto d'ira e darà dei pugni contro la barella. Tenete presente questo dettaglio, perché dopo ci ritorneremo sopra. Ma andiamo avanti e scopriamo che cosa è successo in casa Coleman.
Ora, qual è la giusta reazione quando una persona scopre che la propria famiglia è stata sterminata? Urla? Disperazione? No, non è il caso di Chris. Lui appare estremamente calmo, ma soprattutto non chiederà nulla, non farà domande. Ora, abbiamo già detto in questo canale moltissime volte che le reazioni ai traumi non sono tutte uguali, perché non siamo tutti uguali. E forse il fatto che Chris al momento non abbia avuto una vera e propria crisi isterica non conta nulla. Ma non lo trovate strano? I vicini diranno che la famiglia Coleman apparentemente sembra una famiglia perfetta. Coppia molto affiatata, sposata da ben 12 anni con due figli educatissimi. Chris verrà portato in centrale. Normale procedura per avere più informazioni possibili da chi era più vicino al nucleo familiare. Sarà proprio Barlow ad interrogare Chris. E questo, onestamente, può sembrare un po' strano. Barlow, alla fine, ha un coinvolgimento con Chris, giusto? E potrà mai essere obiettivo come la situazione in quel momento richiede? C'è da considerare però pure un fatto, e cioè che Chris conosce bene Barlow, quindi forse se in un momento del genere dovesse fare mai una confidenza, la farebbe sicuramente a una persona che conosce già e non con un estraneo. Ci sta. Chris viene dunque portato subito alla centrale di polizia. È una persona di interesse e deve far capire ai detective quali sono state le dinamiche della famiglia nelle ultime ore. Barrow, infatti, che se vi ricordate è il vicino di casa che aveva puntato la propria telecamera sulla casa di Coleman, chiederà se nelle ultime 24 ore aveva notato qualcosa di strano oppure se aveva discusso in maniera particolare con Sherry. E lui risponderà che no, era tutto tranquillo, tutto normale. Dirà anche che quella mattina, quando era uscito per andare in palestra, tutti stavano bene dormendo nei propri letti. Non c'era niente di strano che potesse metterlo in allarme. Però ad un certo punto Barlow si rende conto di quegli strani graffi che Chris ha sul braccio e gli chiederà come se li è procurati. Lui risponde che è stato un gesto d'ira e che quando si trovava con il reverendo all'interno dell'ambulanza ha dato dei pugni ai cuscini della barella. Dunque pare che dando dei pugni ad un cuscino ci si graffi le braccia, ma a parte questo, il detective ora inizia a non essere più tanto convinto delle cose che gli racconta Chris, di ciò che sta dichiarando. Così lo dirà proprio Chris se gli sta dicendo la verità, perché lui ha il sentore che qualcosa non vada nel suo racconto. Nel frattempo la casa di Chris Coleman viene messa sotto sopra letteralmente dai detective, che inizieranno ad indagare, setacciare e recuperare prove ovunque. In questo momento anche Barlow verrà avvisato dai colleghi che si trovano in casa di Coleman che la morte della famiglia pare essere avvenuta molto prima di quello che ha dichiarato Chris. Insomma, la morte di Sherry e dei bambini pare essere avvenuta intorno alle 3. Dunque Barlow farà sapere a Chris che non è poi così convinto che lui se ne sia andato da casa e che loro stavano dormendo tranquillamente nei loro letti. Lui insiste, affermando invece che era uscito di casa alle 5:43 del mattino per andare in palestra e che una volta in palestra aveva chiamato, come faceva di solito, Sherry per svegliarla e far sì che preparasse i bambini per andare a scuola. Messo alle strette, Chris comincerà a piagnucolare. Anche le telecamere messe da Barlow proveranno che quella mattina nella casa dei Coleman non fosse entrato nessun altro, anche se si troverà una finestra aperta nel seminterrato. Ovviamente si dovrà capire se qualcuno è entrato da lì. Ora, se Chris è colpevole, conoscendo la telecamera puntata su casa sua, come poteva essere stato così sprovveduto? Ma andiamo avanti, cerchiamo di capire.
La polizia esaminerà le minacce ricevute da Chris, ovviamente credendo che queste persone le avessero messe in atto. Tuttavia, quando si controllerà da quale indirizzo IP sono state mandate, l'IP è il codice univoco numerico usato da dispositivi tipo PC o smartphone per navigare su internet. Si scoprirà che vengono proprio dal laptop di Chris. Sì, era stato lui a scrivere i messaggi. Ma perché? Ovvio, voleva crearsi un alibi. E anche l'indirizzo email era stato creato dallo stesso computer. Ma possibile che non avesse ragionato che in questi casi davvero viene messa sotto setaccio tutta la casa, persino ovviamente anche i computer, i laptop che ci sono al suo interno, i telefoni. Un genio proprio. Non ci vorrà molto per i detective capire che Chris sta mentendo spudoratamente e che in realtà è coinvolto e come in quel crimine. Chris ha un amante, una certa Tara Linz. Ma chi è questa Tara? Beh, sono convinta che se ci pensate un attimo ci arrivereste anche voi. Beh, Tara ovviamente era una conoscente, se non addirittura amica, di Sherry. Avevano frequentato il college insieme e spesso era capitato alle due ragazze di andare a bersi qualcosa finito la scuola. Tara fa la cameriera e lavora in un locale della zona. E quando verrà chiamata dalle forze dell'ordine per essere interrogata, si dovrà recare alla stazione di San Pietroburgo, in Florida, per confermare le dichiarazioni che Chris aveva fatto con i detective. Il tenente Cheryl Halstead, che interrogerà Tara una volta arrivata in centrale, apprenderà che tra loro vi è una relazione. Tara non farà resistenza, le verrà chiesto di consegnare il suo computer e il suo cellulare agli agenti in modo che possano fare le loro verifiche e in effetti verrà proprio fuori dalle email e da messaggi che la loro relazione c'era e come e che era portata avanti da diverso tempo. E da quel punto il detective Barlow, il vicino di Chris, vi ricordate? Verrà a sapere che Tara ha ormai detto la verità, insomma, ha svelato il segreto che Chris vuole tanto tenere nascosto. Pensate, questa relazione andava avanti da ben 6 mesi prima che la famiglia di Chris venisse uccisa. E il bello è che i due, Tara e Chris, condividevano addirittura delle carte di credito e poi avevano anche programmato un viaggio, ma non finisce qui. Chris voleva sposare Tara. E pensate, quando lui stava via settimane intere per fare da guardia del corpo alla predicatrice, non ci andava mica solo. Andava con Tara, se la portava dietro e quindi potevano tranquillamente vivere la loro relazione lontani da casa e lontani da chi li conosceva. Chris negherà quella relazione, ma dopo 6 ore di interrogatorio, invece di ammettere l'evidenza, dirà che per lui quella non era una relazione. Tuttavia, a questo punto le prove non sono sufficienti per incolparlo di omicidio. Ma vi rendete conto? Chris aveva comprato un anello a Tara, tipo una promessa di matrimonio. Sui portatili verranno anche trovati una lista di nomi di bambini. Pare proprio che stessero pianificando di avere figli. E lui ancora non viene accusato di omicidio. Ma quale persona può decidere di condividere la propria vita con qualcuno che ha fatto una cosa così tremenda alla propria famiglia? Se l'ha fatto una volta, potrebbe rifarlo anche con la nuova compagna. E la cosa davvero triste è che durante i funerali nessuno avrà buone parole per i tre. Nessuno. No, di certo neanche il padre di Chris, perché Sherry non era mai piaciuta alla sua famiglia. Però è brutto pensare che anche ai bambini non sia dato il giusto cordoglio, non sia dato il giusto peso. Possibile che un nonno non fosse affezionato a dei bambini innocenti? Evidentemente no. E pensate, durante la funzione Chris avrà la sfacciataggine di scrivere ad un cellulare
Eh sì, manderà messaggini alla sua amante Tara invece di preoccuparsi o di provare un minimo di dolore o anche solo di rimorso per la sua famiglia. E questo lo sappiamo proprio perché i detective alla fine controlleranno ancora quel telefono. E ci chiediamo, possibile che Chris non poteva immaginare che il suo telefono era sotto controllo? Evidentemente no, evidentemente no. Però Marines, ma torniamo per un attimo all'interrogatorio di Tara. Pensate, avviserà al lavoro dicendo che ci sono 4 agenti che la stanno interrogando per causa di un omicidio. Lo dice tranquillamente, non si fa problemi. Come potrebbe dire che la sua macchina si è guastata ed è rimasta bloccata in mezzo al traffico, dirà che la stanno interrogando perché pare complice di un omicidio. Tara comunque si dimostrerà molto collaborativa e serena, tranquilla. Non abbiamo capito quale fosse il motivo di questo suo atteggiamento così disinvolto e pensate, sempre durante l'interrogatorio, manderà anche un messaggio a Chris. Forse probabilmente Tara era talmente contenta di essersi liberata di Sherry, che era un po' la sua rivale, da non considerare la gravità della cosa e di quello che potevano essere poi le conseguenze. La donna non sembra affatto turbata dalla morte della sua amica e dei suoi figli. Tara aveva frequentato le scuole con Sherry. E chissà quanta amicizia, quante confidenze ci sono state quando si sono frequentate. Ma quando la polizia le chiederà se lei era a conoscenza dei piani di Chris, l'atteggiamento della donna all'improvviso cambia, diventa rigida, incrocia le braccia, le gambe. Il suo linguaggio del corpo è il contrario delle sue parole. Ma in tutto questo, come hanno reagito i genitori di Chris? Entrambi hanno negato la relazione con Tara, ma quando il padre di Chris capisce che gli agenti hanno già molte prove in mano, lui cerca di incolpare Sherry, perché Sherry, secondo lui, non si comportava come si doveva ad una moglie. Vi ricordate? Sono dei predicatori. Tutte le settimane in chiesa aiutano i fedeli a diffondere la fede cristiana. E poi come si comportano? Non provano un minimo di rimorso, un minimo di dispiacere per i propri nipoti. Possibile che nessuno in questa storia si voglia prendere le proprie responsabilità? Ma aspettate un attimo, perché Ron, che è il padre di Chris, non solo difenderà a spada tratta il figlio, ma accuserà Sherry di non aver adempiuto ai suoi doveri di moglie. Una cosa davvero inconcepibile. Cioè, praticamente sta dicendo che lui, Chris, era legittimato a trovarsi un amante? Oppure che era anche legittimato a togliere di mezzo la moglie perché tanto non gli era più utile? Però si arriverà davvero a superare ogni limite. Che Chris arriverà ad inviare una foto sexy di Tara al proprio padre, forse per fare invidia, forse per farsi bello del fatto che aveva vicino una donna sexy. E questo lo sappiamo di nuovo perché i detective controlleranno anche il PC di Ron. Chris sarà processato nell'aprile del 2011 e il pubblico ministero Ed Parkinson e il suo team avevano trascorso gli ultimi 2 anni per cercare di ricostruire i fatti. Il caso era diventato talmente mediatico in fase processuale che addirittura era stato necessario per il giudice chiamare un'altra giuria esterna che distava da quella località ben 1 ora e mezza d'auto. Per fare in modo che i giurati non venissero condizionati dal clamore che si stava facendo intorno alla vicenda, per avere insomma delle persone imparziali che riuscissero a dare il loro giudizio e a consegnare il colpevole alla giustizia. Dagli amici di Sherry però verrà fuori che era Chris che voleva che Sherry divorziasse da lui, che fosse lei a chiedere il divorzio. Questo perché credeva che se avesse chiesto il divorzio avrebbe perso il lavoro. Chris era la guardia del corpo di un ministro del culto
E sicuramente il divorzio non era visto bene all'interno della religione cristiana. In una deposizione registrata dalla polizia, la predicatrice Joyce Meyer dichiarerà che non vi è tolleranza per chi commette adulterio. Dunque, chiedendo lui il divorzio, Chris avrebbe perso il lavoro. Chris aveva un'importante squadra di difesa, John O'Gara e Bill Margulis. Le prove a suo carico, anche se circostanziali, erano davvero pesanti. Ma che cosa vuol dire quando una prova è circostanziale? Ebbene, in America una prova circostanziale non è una prova di per sé, ma è soltanto un indizio. Eppure, di indizi nei confronti di Chris ce ne sono davvero tanti. In primis, la conferma di tutte le mail che si erano scambiati e delle foto anche che erano girate tra un computer e l'altro di Tara, dell'amante. Dunque era confermato e provato anche dalla stessa Tara che loro due avevano una relazione che durava da tempo. Anche perché lei non aveva fatto nessun tipo di resistenza quando era stata interrogata, aveva dichiarato la verità, con pacatezza, come se fosse la cosa più normale. E poi erano state anche valutate e studiate le scritte, vi ricordate? Quelle che imbrattavano i muri della casa? Ecco, quelle, dopo una perizia calligrafa, si era dimostrato che erano proprio state fatte da Chris. Dunque, a questo punto, come andrà il processo, secondo voi? Michael Brown, scienziato forense, troverà il DNA di Chris sotto le unghie della mano destra di Sherry. Testimonierà in aula, sì, ma dichiarerà che le persone perdono continuamente le cellule della pelle e questo ritrovamento poteva essere dovuto a un contatto anche di tipo casuale con la moglie. A questo punto stiamo con niente arma del delitto, niente testimoni. Vi ricordate che Chris aveva 6 graffi sul braccio? Aveva dichiarato di esserseli procurati all'interno dell'ambulanza. C'era con lui anche il pastore. Se li era fatti, diceva, tirando pugni alla barella. Ma il pastore lo aveva smentito. Aveva detto che quei graffi li aveva prima di salire sull'ambulanza. Cambierà di nuovo versione. Dirà che se li è fatti montando la parabola sul tetto di casa sua. Dunque Brown sarà di nuovo chiamato per verificare quella dichiarazione. E Brown dirà che non c'è abbastanza DNA su quella parabola per giustificare quei graffi. Un altro tecnico forense, dal nome Thomas Gambot, farà anche un'ulteriore analisi su tutte le impronte che erano state trovate all'interno della casa e all'esterno, nel perimetro dell'abitazione dei Coleman. Le impronte saranno poi ricondotte a quelle della polizia che avevano controllato la zona. Dunque non era nessun fantomatico killer, come sosteneva Coleman, era entrato dal seminterrato per introdursi in casa e uccidere la sua famiglia. E probabilmente quella finestra aperta proprio nel seminterrato l'aveva lasciata lui, per cercare di depistare un pochettino le indagini. Ad un altro esperto, responsabile del laboratorio di test di Me, Windows and Door, un certo Rick Soday, verrà chiesto di analizzare proprio la finestra del seminterrato che era stata trovata aperta. Testimonierà che la finestra non era stata forzata dall'esterno. Nessuno poteva essere entrato da quel punto lì, anche perché non c'erano segni di nessun tipo, nessun danneggiamento della struttura, niente. Poi sarà la volta di un certo James Kinsey, che è direttore della rete AT&T, ovvero la compagnia telefonica statunitense. Lui testimonierà sui luoghi in cui Chris ha effettuato le sue chiamate. Quella mattina del ritrovamento, Chris aveva fatto ben 6 telefonate. La prima era partita alle 5:43 del mattino ed era stata fatta dalla palestra per far sì che Chris svegliasse sua moglie per far preparare i bambini e andare a scuola. Chiamerà poi 45 minuti dopo dalla palestra di South County e un'altra telefonata partirà 10 minuti dopo dall'area dell'Interstatale 270 a San Luis. Le altre 3 telefonate sono quelle che daranno più da pensare. Una alle 6:43,
fatta da Jefferson Barrack Bridge. E questa era la chiamata che aveva fatto Chris a Barlow, il suo vicino detective, per chiedere se andava a controllare a casa sua che se era tutto ok. In quella telefonata Chris aveva detto a Barlow che era sulla strada di ritorno, che stava tornando a casa. Invece non è così. Quella che avviene 10 minuti dopo sarà quella in cui davvero Chris torna a casa. Però, secondo Kinsey, il direttore della rete mobile, quella telefonata non era stata fatta in direzione dell'abitazione di Coleman. E quindi dove stava andando Chris? L'ultima chiamata, 5 minuti dopo, mostrerà che Chris sta facendo davvero ritorno. Dunque le cose non sono per nulla chiare. Comunque, dopo aver analizzato la vernice rossa, finalmente una piccola prova c'era. Sia sui muri che sulle lenzuola c'era la vernice acquistata da Chris. Lui addosso non aveva vernice, ma in casa aveva la ricevuta di acquisto della bomboletta stessa. Una svista da non poco se si aggiunge a quella dell'indirizzo IP. Chris viene dunque incriminato per lo sterminio della sua famiglia. Primo voto nella stanza di giuria, 7 su 5 non colpevole. Ma non perché i giurati ritenessero Coleman innocente. Johnny Sperman, presidente di giuria, dichiarerà che molti giurati erano turbati dalla natura circostanziale del caso. Tuttavia, dopo 15 ore di deliberazione, il verdetto sarà di colpevolezza. La folla presente fuori dal tribunale acclamerà la notizia. Il verdetto sarà emesso il 5 maggio del 2011 e sono già passati, pensate, 2 anni dalla morte della famiglia Coleman. Chris sarà condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Perché l'abrogazione, ovvero l'annullamento della pena di morte da parte dello Stato dell'Illinois, era a pochi mesi dall'entrata in vigore. Chris e i suoi avvocati nel 2014 avranno il coraggio di richiedere un nuovo processo, ma la condanna, per fortuna, sarà confermata. Chris è colpevole di 3 omicidi di primo grado della sua famiglia. Tuttavia, un giudice nel marzo del 2019 concederà a Chris la possibilità di un nuovo processo. Dunque, vedremo se ci sarà un nuovo processo per Chris Coleman. La famiglia e gli amici di Sherry hanno raccolto fondi per aiutare le vittime di violenza domestica e sperano con questi soldi di poter creare un giorno uno stadio della Little League e dargli i loro nomi. Sì, perché Gavin e Garrett adoravano quello sport e vogliono ricordarli in questo modo. Ora, è un po' difficile trovare le parole giuste per commentare un caso del genere. Chris, nel frattempo, tenta continui processi per cercare di uscire di prigione. Chris, per ora, sta scontando la sua pena. Ciò che ha fatto sarà indelebile. Grazie per averci seguito fino a qui. Noi vi ricordiamo che domani inizia la maratona rubrica notturna. Dunque tutti i giorni saremo con voi a presentarvi e a raccontarvi un nuovo caso. Quindi non mancate, ci vediamo domani con la prima puntata maratona. Noi ci vediamo al prossimo video. Anzi, alla prossima indagine. Nico vi saluta e vi dà appuntamento alla maratona. Devi dire alla prossima indagine. Rubrica notturna vi saluta qui e occhio alle stranezze.